passione, no? Ah, tantissimo. Aspetta, forza Palermo sempre. Grazie a tutti, anche se non c'è nessuno, è come se ringraziassi tutti veramente. Grazie, grazie di cuore per quello che mi avete dato. Nel Palermo ha giocato per 11 anni, collezionando oltre 350 presenze complessive tra campionato Coppa Italia e playoff. In gare ufficiali è l'attuale detentore del record di presenze totali con la maglia del Palermo. Stiamo parlando di Roberto Biffi, nato a Milano il 21 agosto 1965. Non è approdato al Palermo nella stagione 88-89 con Rumignani in panchina. Nelle prime due stagioni in Sicilia ha sfiorato la promozione in Serie C1 alla Serie B. Perché il primo anno, i primi due anni di Palermo li ho vissuti a Trapani perché stavano rifacendo lo stadio per i mondiali del 90 e quindi era una sensazione un po' distorta di quello che poteva essere giocare nel Palermo, anche se noi avevamo i tifosi che ci seguivano a Trapani. Nella stagione 90-91 ottiene la promozione tra i cadetti, retrocedendola tuttavia dopo una stagione a causa della classifica avulsa sfavorevole con Di Marzio in panchina. Nella stagione 92-93 vince il campionato e la Coppa Italia di Serie C 92-93. Questa competizione fu vinta dai rosanero dopo due finali perse consecutivamente da quando Biffi era in squadra, nella stagione 89-90, 90-91 rispettivamente contro Lucchese e Monza. Dai 93 ai 97 guida il club siciliano nella serie cadetta, facendo parte del Palermo dei Picciotti. Al termine dell'annata 96-97 la squadra retrocede nuovamente in Serie C1, nel quale Biffi, in occasione della partita casalinga con la Lucchese, aveva raggiunto la vetta solitaria nella classifica dei calciatori più presenti nel campionato con la maglia rosanero, superando il primato detenuto fino allora da Enzo Benedetti. La stagione seguente, 97-98, in seguito all'avvicendamento in panchina da Giorgio Rumignani e Ignazio Arcoleo, si rivelò una delle sue stagioni fallimentari, perché sotto la guida di Ignazio Arcoleo Biffi fu messo spesso in panchina, a partire da un Palermo Turris terminato incredibilmente 0-0, venendo quindi accantonato ed entrando in rotta con il tecnico palermitano, uscendo per questo dal numero dei titolari. Giocatore dal temperamento importante, possedeva un tiro molto forte ed era abile nell'esecuzione delle calci di punizione, riuscendo a realizzare parecchie reti nel corso della sua carriera. Aspetta, Napolitano Cosenza, Biffi a Palermo. Biffi mi ha dato la comitata su un calcio d'angolo. Sono tornato a Venezia il martedì. Domenica ero a Palermo. Biffi ha tirato una punizione. Io ero in barriera, mi spostavo per non farmi colpire, ma ha colpito la gamba, la coscia. Ho avuto il tango, il pallone, una settimana. Il tatuaggio, hai presente? Dopo una settimana mi avevano bruciato. Ti ricordi che fiammato tirato? Mamma mia, che campi che erano quelli là. Nella stagione 98-99, con l'addio di Ignazio Arcoleo e l'arrivo sulla panchina dei siciliani di Massimo Morgia, Biffi ritrova immediatamente centralità nell'11 rosanero. Rinfrancato e motivato dalla rinnovata leadership, manca tuttavia l'obiettivo della promozione diretta in Serie B e inoltre a quasi 34 anni lascia il rosanero nell'estate a venire dopo una drammatica sconfitta nei playoff il 31 maggio del 99 nel doppio confronto con il Savoia. Profilo simbolo del Palermo, vera e propria bandiera, l'ex centrale difensivo è stato un leader carismatico indiscusso in seno allo spogliatoio. 5 volte mentre era a Palermo ha dichiarato spesso l'ex rosanero è stato vicino alla A, ma non ha rimpianti, avendo avuto la fortuna di giocare a suo dire e vivere a Palermo e si sarebbe voluto stabilire per sempre nella nostra città. In fondo, come si dice, milanese si nasce, palermitano si diventa. Palermo per me è come se fosse la mia seconda casa.